Stasera di cosa si parla? L'argomento, diciamo, è piuttosto ampio. Parliamo di rigenerazione del territorio, ma in senso lato, nel senso non solo territoriale, ma in senso ambientale, in senso economico, sociale. Io tratterò gli aspetti, come dire, un poco più di pianificazione di questo movimento che si è Qual è il già futuro del creato. territorio? Il futuro del territorio dipende da noi, perché siamo noi che determiniamo le scelte. Purtroppo sono ancora oggi delegate a un piccolo gruppo che poi in genere è sotto pressione dei potentati, delle lobby economiche, per cui si avverte questa carenza con le tante distorsioni che attualmente teniamo, dall'occupazione selvaggia dei suoli della preziosissima piana di Bosco Fangone, all'ampliamento, all'esplosione delle attività A commerciali, proposito di allo Bosco svuotamento dei centri storici, insomma, sono tante le questioni. Fangone, a un'agricoltura si è voluto sostituire il commercio. È stata praticamente annullata quella che era la La vocazione, la vocazione. destinazione originaria di un'area che noi teniamo la fortuna di avere uno dei suoli più fertili al mondo, dove si facevano 5 raccolti all'anno, e li abbiamo sostituiti con capannoni che hanno valore aggiunto minimo, inesistente, che però evidentemente, E diciamo, i Regi Lagni, noi siamo portatori di un'idea di un parco fluviale dei Regi Lagni da anni, stiamo cercando di promuoverlo all'interno dei documenti della pianificazione di area vasta, e speriamo che riusciamo a portare in porto almeno questo obiettivo, come anche il parco di Castelcicala, che è un'altra opera che secondo me ha una valenza estrema per il territorio, anche dal punto di vista naturalistico e ambientale. Noi speriamo che succeda, ci proviamo ancora.